Con Matteo Mandorlini a commentare questa vittoria, una vittoria per 1-0 e anche abbastanza difficile, nonostante che a mio parere il divario tra le squadre fosse abbastanza netto e si è visto in campo. Però sono quelle partite che, se non hai la bravura e la fortuna di sbloccarle subito, mano a mano aumentano di difficoltà. Sì, non è mai facile, abbiamo visto anche le partite precedenti, oggi però l'importante era fare il risultato, fare i 3 punti, continuare la striscia positiva, ce l'abbiamo fatta e quindi siamo contenti così. La classifica ci vede in testa stasera, in attesa delle partite di domenica, anzi di domani, cioè andremo a dormire davanti. Il fatto, non solo noi abbiamo avuto battute d'arresto in queste prime 11 partite, ma le hanno avute anche le squadre che sono nostre rivali per la vittoria nel campionato. Ma questo è normale, l'ho detto anche prima, il campionato è lungo, ci sono molte difficoltà, però noi siamo forti e l'abbiamo capito e dobbiamo continuare, come detto prima, sulla striscia positiva. Adesso veniamo da 2 vittorie e questo deve dare morale e bisogna continuare così per allungare sempre di più la classifica e trovarsi più avanti possibile a dicembre. Nelle ultime partite sei stato chiamato in un ruolo a giocare anche qualche metro dietro rispetto a quello a cui sei abituato. Cosa hai fatto? Hai telefonato a tuo babbo? Hai ripescato i quaderni? Che hai fatto? Ma no, forse il fatto di essere così duttili e dinamici, insomma, a livello tattico è una indole di famiglia, perché anche lui era molto, chiaramente a altri livelli, molto duttile tatticamente. Ma io sono a disposizione del mister, fino adesso c'è stato bisogno lì. Ora che si è fatto male anche Massimo, probabilmente sarà bisogno. Io sono a disposizione, è un ruolo che posso fare, però... Secondo me il tuo babbo dava via qualche cartella di più di quella che sei abituato a dar via te. Sì, può darsi, però se arrivano non so, non mi è ancora arrivata l'occasione, penso che arrivi, la do anch'io qualche bella cartella, però bisogna mettersi sempre a disposizione, soprattutto del gruppo. Bravo Morrone. Il capitano ci è passato davanti, ma in quanto capitano no, non gli si può dire nulla. 500 può fare quello che vuole adesso. 501? 501, sì. E quindi vabbè, dove ti chiamano rispondi presente. Sì, per forza. D'accordo. Ciao, grazie.